Ciao, scusa la location un po' triste, ma oggi va così, probabilmente rispecchia un po' il mio umore. Sono qui in mega ritardo per mostrarti i regali di compleanno. Sarà un video velocissimo perché non ci sono i regali dei miei genitori, dei miei fratelli, perché non mi sono proprio arrivati. Cioè, quest'anno si sono completamente dimenticati di me, ma non importa. Provvederò io a coccolarmi molto di più a Natale. Allora, ti mostro il primissimo regalo che mi è arrivato, che è dal mio carissimo amico Don Roberto, che è un libro, ovvero questo, Vite meravigliose di Paolo Martinelli. Una copertina che oltretutto quando la guardo, non so, mi riempie proprio di gioia, di speranza. Sarà questo azzurro, questa farfalla. Vabbè, comunque. Il figlio di Dio è l'arte del padre, egli rende belle le cose deformi, quelle belle ancora più belle e queste, infine, bellissime. Una vita vissuta secondo il Vangelo è la cosa più bella che esista. In questo libro l'autore racconta la storia meravigliosa di alcune donne e uomini cristiani. Quindi probabilmente questo diventerà un appuntamento della rubrica Libri per riflettere. Rubrica che, tra parentesi, ultimamente non ho molto trattato, ma grazie Don Roberto perché questo è un bello spunto. Poi passiamo all'altro regalo che mi è arrivato da parte di Alberto. Lo desideravo tanto, me l'ha fatto in anticipo perché questo è un cantautore che a me piace tantissimo. Mi piace per i messaggi che lancia. E mi piace soprattutto per il ritmo della sua musica. E devo dire che il secondo CD mi piace ancora di più del primo. E sto parlando di Francesco Gabbani con Viceversa. Questo CD contiene 9 canzoni. All'interno è così. Ovviamente manca il CD perché è in macchina e lo sto ascoltando e riascoltando in continuazione. E lo adoro tantissimo. Mi piace tantissimo Einstein, mi piace un sacco Il sudore ci appiccica, ovviamente Viceversa, ma anche Cancellami, insomma, una più bella dell'altra, veramente straconsigliato, cioè proprio sì. Poi, ovviamente, troverai il link di queste cose sotto ad Amazon, tranne i 4 regali che mi sono arrivati dalla mia vicina di casa, perché non saprei come inserirteli, nel senso che non so dove li ha presi, quindi a parte il primo è una saponetta di Lush, lascia stare la carta scolorita perché allora Respect Your Elders Soap, ok, in realtà è un sapone presumo mani, io però mi ci faccio la doccia, lo uso proprio in doccia, l'ho tagliato, l'ho messo in un piattino e ce l'ho lì sul bordo vasca perché lascia la pelle veramente morbidissima. Io ho una avversione per i saponi a saponetta perché qualunque saponetta io uso, sì, anche quella della Dove, il più delle volte mi secca troppo la pelle. Questa no. L'impressione istantanea è quella della secchezza, ma ti assicuro che subito dopo, appena mi asciugo, ho la pelle veramente morbidissima e questa cosa mi ha stupita. Quindi, poi mi ha regalato questa lampada da scrivania, che ovviamente Leonardo mi ha fregata perché ora te la mostro nel dettaglio. È così. Allora. Oh. Si accende il display, ok? Puoi spegnere il display perché ci sono questi due tastini. Poi facciamo. Questa è la luce che fa e ha tre, ecco, 3 punti luce. Io la adoro. Ha anche le suonerie, mi pare che siano 6 suonerie per la sveglia, tra cui Happy Birthday. Quindi troppo carina. Quindi questa ormai me l'ha rubata Leonardo, ma tutte le cose che vabbè. Poi mi ha regalato, sempre la mia vicina, questo che è un sottotazza che mantiene la tazza calda, che io provvederò ovviamente quando in un futuro, non posso dire prossimo,
ma utopistico, avrò uno studio tutto mio, provvederò a collegarlo al PC e ad avere sempre la tazza calda. Poi, altra cosa che mi ha regalato, ed è una cosa che io sinceramente ho cercato un sacco perché mi è sempre piaciuta, però realmente non ho il posto per metterla, ed è questa lampada con le scritte. Qui ci sono, aspetta, dov'è che l'ho letto qua, ci sono ben 56 lettere, 10 numeri e 3 simboli, ed è troppo, troppo bellissima. Questa è una lavagna luminosa, lampada luminosa, cioè, bellissima, bellissima. Vabbè, quindi grazie vicina. Poi io lascio per ultimi i miei 3 libri che mi sono regalata con il buono della Giunti. Poi è arrivata Mel. Cioè, Mel, veramente, io già ci siamo sentite, lo sai, ma non vedo l'ora. Non l'ho ancora iniziato perché presumo di piangere con questo libricino, perché è un libricino davvero piccino. Ma è questo che io volevo tantissimo. C'è stato nel mio ultimo video wishlist, mi pare. Ultimo o penultimo, vabbè. Comunque è semplicemente Eroi, Peppino impastato, una voce libera, di Davide Morosinotto. Cioè, sì, io non aggiungo altro. Mi ha consigliato di guardare anche i 100 passi, mi pare, che cercherò di recuperare, però non vedo davvero l'ora di leggere questo. Perché veramente. Poi i libri che mi sono regalata. Allora, preparati. Il primo che ho trovato è questo, Il racconto dell'ancella. Volevo un altro libro della Atwood e sinceramente avrei preferito l'altra Grace, ma alla Giunti non c'era, ho trovato solo questo e quindi perché no? Mi sono detta, tanto era comunque in wishlist e quindi preso. Non me lo aspettavo così cicciottello, devo dire. Però la Atwood a me con Il canto di Penelope era piaciuta tanto, quindi provvederemo anche alla lettura di questo. Subito dopo ho trovato una delle due chicche che mi sono presa. La prima è, secondo me, un'assoluta novità, perché io realmente non l'avevo mai vista. È edito Giunti ed è della Disney, ovvero questo, non si vedrà una cippa. Allora, Un mondo nuovo. E se Aladdin non avesse tenuto la lampada? Cioè, guarda, a parte la copertina in sé, questo praticamente è il film di Aladdin visto nella versione di ok, Aladdin ha dato la lampada a Jafar, cosa succede poi? Cioè, fighissimo. Ce n'era anche un altro, ora io non ricordo il titolo. Forse era questo, Riflessi? Non mi ricordo, perché qua nella stessa collana c'è anche segnato Riflessi. Comunque sia, cosa sarebbe accaduto se il visir Jafar si fosse impossessato della lampada al posto di Aladdin? Io ho visto questo, cioè, ho visto comunque da poco il film Aladdin su Disney Plus e quindi questo subito l'ho voluto fortemente. E mi incuriosisce tantissimo, quindi anche questo è uno di quei libri che non vedo l'ora di leggere. Oltretutto sembra che abbia le pagine sporche, vedi? In realtà è proprio così, è bellissimo. Bello, 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 bello. Insomma, ti dicevo, c'era anche un altro libro, però ho preferito prendere prima questo per vedere un po' se lo stile mi può piacere. Altro libro che sinceramente sono strafelice di aver preso, perché prima di tutto mi ci vuole una botta di autostima in questo periodo. E secondo poi perché mi sta facendo fare delle grasse, grasse risate, perché sì, ce l'ho già in lettura, è questo. Storie di sfigati che hanno spaccato il mondo. Ebbene sì. Allora, questo ha un. Gli autori di questo libro hanno una pagina Facebook che è se i social network fossero sempre esistiti. Da Leopardi a Frida Kahlo a Van Gogh, vite rivedute e scorrette di 20 personaggi che hanno fatto la storia. È un'edizione Longanesi ed è veramente da spaccarsi dalle risate, ma cioè sul serio. Quindi questo io ho già messo in wishlist altri due, mi pare, loro libri, perché
ma te li segnalerò ovviamente nel momento in cui ti parlerò di questo, perché veramente, cioè, le grasse risate. Bene, i miei regali di compleanno sono finiti qui. Spero che ti siano piaciuti, così come comunque li ho apprezzati molto anch'io. Ti mando un enorme bacione e ti do appuntamento al prossimo video.